Ciao cara amica, eccoci ritrovati qui per una nuova puntata di Creativa Channel. Siamo in compagnia di Emanuela Tognoni. Ciao Emanuela. Ciao, ciao Lara. Allora, tutti conosciamo Emanuela, lei e le sue favolose macchine di Necchi. E oggi ci presenterà una cosa un po' particolare, però lascio a te la parola perché sei sicuramente la più esperta in assoluto. Sì, allora facciamo cucito creativo con la tagliacuci, quindi non usiamo la macchina come di solito usiamo per il cucito creativo, ma usiamo la tagliacuci che di solito è utilizzata per fare abiti, no? Certo, rifiniture, più è un discorso sartoriale. Esatto, invece portiamo e facciamo vedere che con la tagliacuci invece si fanno tanti progetti creativi. Qui abbiamo qualche esempio di tante cosine. Oggi realizzeremo queste presine molto veloci, quindi anche un bel regalino dell'ultimo minuto. Sì. Bye bye. Cioè tu dici di no, ma natalizie queste. E infatti, cioè, adesso a parte gli scherzi, bellissime le decorazioni di Natale, però provate a pensarle anche con una stoffettina natalizia rossa, così via, cioè si possono appendere all'albero, poi possono essere veramente il regalo dell'amica dell'ultimo momento. L'albero man mano, infatti, dopo la cena magari. Bellissimo. Allora questo qua mi sa che me le tengo io, così c'ho già un regalino fatto. Allora cominciamo. Perfetto. Subito, poche ciance, cosa si certo. deve fare? Allora innanzitutto ci serve, adesso guardiamo per realizzare una presina, poi naturalmente si fa tutto al doppio per realizzare due. Ci serve della stoffa fantasia che andiamo a mettere dritto contro dritto come al solito e un'imbottitura meglio di Thermoland che quindi tiene il calore quando poi appunto afferriamo la pentola calda. Poi andiamo a disegnare sopra un cerchio, utilizziamo questo che magari si vede meglio, un cerchio di 16 cm di diametro e in questo cerchio tiriamo una riga che unisce due punti del cerchio di 10 cm. Ok, quindi questa è la preparazione. Proprio un cartamodello facilissimo da fare direttamente. Sì, allora, sì. Qui che cosa c'è? Sono due pezzi aspetta di stoffa, mettiamoli dritto contro dritto. Ecco, posizioniamo giusto dritto contro dritto. E poi sotto ci mettiamo l'imbottitura. Quindi l'imbottitura va sotto perché va in mezzo, giusto? Esatto, perché dopo risvolteremo tutto. Due spillini o no, nulla? No, no, cuciamo via così, pronti via. Pronti allora via quello andare. Che andiamo a fare adesso è cucire con la tagliacuci, entreremo da qua, facciamo tutto il giro perfetto fino a qua, poi usciamo. Questo per far vedere che la tagliacuci mentre cuce anche ritaglia. Però non abbiamo quattro fili più. Montati, giusto? Sì, abbiamo montato. Allora, due scusa, aghi. Possiamo farla vedere? Certo. Perché sai, è importantissimo vedere. Allora, questa è la macchina che utilizziamo, la mettiamo a favore della camera. Sì, è la Necchi 171. E questo qua ci sono i vari colori per infilare, giusto? Possiamo aprirla per vedere esatto, l'interno? Possiamo aprirla. Così. Beh, è facilissimo perché comunque hai tutti i colori di riferimento, perché sai, molte volte le signore si spaventano per l'infilatura, giusto? Esatto, no. Queste qua sono veramente oggi a prova. Oggi le macchine si aprono completamente, quindi possiamo arrivare dappertutto tranquillamente, basta seguire i colori, è molto molto facile da infilare questa macchina. Perfetto. È una macchina eccezionale davvero. Quindi adesso che abbiamo scoperto l'anima della tagliacuci, possiamo procedere, facciamo lavorare Emanuela che ci insegnerà in pochissimi minuti. Come dicevi tu, abbiamo due aghi montati perché avendo dell'imbottitura e dovendo risvoltare è meglio lavorare certo. con due aghi e quindi anche due crochet. Anche questa si può portare a tre fili e un ago, certo, giusto? Sì. Con le cose classiche che può fare una tagliacuci. Certo, esatto. Andiamo. Partiamo, quindi prendiamo il nostro lavoro senza appunto mettere spilli come dicevamo prima. Abbiamo un po' il tavolo ballerino, sì, purtroppo. Aspetta che mi avvicino ecco. E mentre cuciamo... Va dritta da sola questa. Dobbiamo solo stare attenti e andare in tondo, quindi si consiglia di andare un po' pianino e andare dietro al nostro cerchio con il certo. coltello che mentre, vedete, mentre sto cucendo... Taglia, rifine, cioè un lavoro proprio di pulizia perfetto. Esatto, perché facendolo con la macchina avremmo dovuto prima tagliare con le forbici tutto il nostro cerchio, poi andare a cucire, poi se si vuole si deve rifinire il bordo, quindi sono più passaggi da fare, mentre la taglia e cuci... In 2-2-4 ci fa il nostro lavoro. E poi è anche molto utile se si deve lavorare con dei tessuti speciali, giusto? Sì, esatto. Possiamo... Stiamo lavorando sul cotone, ma se dovessimo lavorare su tessuti particolari, ecco qua, questo qua è proprio l'avanzo. Esatto, questo è dove abbiamo cucito. E adesso che abbiamo questa riga... Sì, andiamo a metterla qua, ok? Certo. Quindi andiamo a tagliare con le forbici lungo la riga. Quindi senza margine di cucitura, andiamo a dritto. Via dritto così. Ah, è già fatta. Possiamo risvoltare. Posso girare? Certo. Allora, si apre dritto con dritto lasciando la telina da questa parte e giriamo. Esatto.
Che bello fare la tua assistente. Mi sto divertendo da matti. Anche io così mi riposo ogni tanto. Sì, mi fai far lavorare. Ecco, risvoltiamo qua. Bene. Risvoltiamo. E poi naturalmente se si vuole appunto fare bene il cerchio con la mano, certo, si va si bene, dà ad aprire per bene. Oppure con la mia rigirella che oggi non ho portato con me. Ok. La mia bacchettina. Allora a questo punto decidiamo, possiamo decidere qual è il dritto, dove la vogliamo, da che parte la vogliamo. Sono belli tutti e due. Molto belli tutti e due. Diciamo che questo è il dritto. Se questo è il dritto, allora mettiamo il dritto contro il dritto, andiamo a piegare al centro, sì, così, e troviamo la metà. Ok. Ok. Prendiamo il nostro nastrino e lo posizioniamo in questo modo vicino appunto alla metà. Che è questa parte qua che stai facendo. Esatto. Ok, ho quindi capito. Quindi da così vado a chiudere. Sì. E poi andremo a cucire partendo dalla piega e non dall'inizio. Ah, dalla parte in meglio. Doppio. Esatto. Partiamo da qua, andiamo a cucire e rifinire qua. Perfetto. È un po' più spesso tutto il materiale. Ecco, fai rivedere, ecco. Facciamo vedere che hai alzato leggermente il piedino, giusto? Sì, allora la taglia cuci si può alzare tutto il piedino, però solitamente si utilizza... Si sbecca un attimino, esatto, si alza leggermente così per posizionare bene lo sotto si accompagna lavoro, un po' il tessuto. Esatto, e poi si può cucire lentamente. La stiamo facendo cucire anche con la macchina forte, bravissima. Storia, sì, ormai. Come i chitarristi che si mettono la chitarra dietro alla sì. testa. Ecco, qui abbiamo il nostro tagliafilo e abbiamo tagliato. A questo punto, se si vuole, si può fare un nodino, infilare il filo dentro per nasconderlo, però guarda, io tanti lavori con la taglia e cuci, li tagli puliti, tiene senza problemi. E tiene tranquillamente, perché abbiamo quattro fili che lavorano. Giro io? Quindi... Sì, pronti? Ecco qua, per magia, è già bello che fatto. È già bello che fatto, ci abbiamo messo pochissimo, quindi un lavoro davvero facile, veloce, divertente. E con poco materiale anche si fa un bel regalino. È anche un'idea per chi, sai, c'è tanta gente che fa i mercatini in questo sì. periodo, che vogliono guadagnare qualcosina con i loro sì. progettini fatti a mano. È anche un'idea. Beh, questa è sicuramente un'idea, ma io la vedo anche molto, molto carina anche per un discorso scuole, anche per fare sì. un avvicinamento ai ragazzini all'interno delle scuole, perché certo. comunque sai, io sai, ho ancora delle bimbe un po' piccole, tante volte si fanno queste collette per le maestre, allora invece di comprare tante stupidate, fate un bel investimento e raccogliete tutti i sedini di tutte le classi e comprate una bella macchina tagliacuci. Magari la macchina da cucire non piace ai ragazzini, però una tagliacuci, le cominciate a far fare queste cosine qua, tagliano i jeans, la vedo un po' più sì. forse in contesto giovane. Se la macchina da cucire magari ha una ragazzina di 13-14 anni, ma mi sbecca. Ricorda la okay, nonna. Ok, ricorda un po' la nonna. Però magari la tagliacuci può essere quell'idea di fare queste cosine sì, simpatiche. Guarda, anche questo gli è un astuccino portocchiali, è fatto interamente con la tagliacuci. Sì, poi vedo anche questa rosa. Ups, sì, ecco sì. questa rosa questa che è molto veloce che arriccia. Da fare con la tagliacuci, si fa questo orlo tutto arrotolato. Si fanno si quei bei come quei bei cerchietti con il esatto. la rosellina in testa, se la si possono mettere sul giacchino. Si può fare anche con la tagliacuci. Sì, si sì, può sì, fare sì. veramente anche tante perché cose. Queste ragazzine lavorano tanto, lavorano molto con le magliette, tipo quelle sì. della salute. Quelle che sì. si mettono i nostri cari maritini e quindi quello, la taglia cuci penso che sia uno strumento ideale per quelle magliette, molto, vero? Molto, perché è perfetta per rifinire, tagliare e cucire soprattutto i materiali come la maglina, certo. come anche il jeans, le cose di lanina, certo. quindi tranquillamente insomma si possono divertire anche facendo del refashion, no? Certo, sì, certo. sì, fare anche una linea giovane loro, esatto. perfetto. Io guarda, ti ringrazio tantissimo, sei sempre carinissima, ci insegni delle cose veramente simpatiche, soprattutto veloci. E ricordiamo un attimo, sappiamo che noi ti possiamo sempre vedere in televisione, certo, vero? Se ci vedete presto su Rai 2. Perfetto, cosa ci farai? Dai, svelaci qualcosina, dai che noi siamo curiosi qui a Bergamo allora, Creativa. Cioè, ti abbiamo qui. Il tutorial sarà una cosa un po' grande. Almeno così. Perfetto, e quindi noi ti aspettiamo sempre quando vuoi essere nostra ospite. Grazie. E ricordiamoci che possiamo seguire sempre Emanuela su Rai 2 al programma Lo possiamo dire. Detto fatto. Condotto da Caterina Marino. Beh, per me è un orgoglio averti qua. Un grande saluto e alla prossima puntata. Ciao ciao. Ciao.